tutti e benvenuti a questo primo step di A Tavola con Gusto. Tavola con Gusto sarà una rubrica che proporremo spesso dalle pagine del nostro social e la prima parte la facciamo con Lucia Besana. Ciao a tutti, grazie di essere con noi. Lucia Besana, che abbiamo già conosciuto per una bella pubblicazione, eccola là che andiamo a prendere, la facciamo rivedere. Grande successo, ha avuto un sacco di visualizzazioni. Noi antabusiani, e così diciamo che Già un po' di ricette sono contenute in questo libro. punto primo, punto secondo, che questa prima parte la facciamo con ricette alcol free. Senza alcol di nessun genere, né vino, né spumanti, né superalcolici. Senti, due parole, chi è Lucia Besana? Lucia Besana è una persona che ha avuto una storia che è raccontata in questo libro, ma soprattutto che è una cuoca e ha un gruppo su Facebook che si chiama Dire, Fare, Mangiare, che funziona alla grandissima e che collaborerà con noi anche se online e soprattutto che oggi vi presenterà una ricetta che si basa sulla cucina senza alcol. Che ricetta è? Oggi abbiamo degli gnocchi in crema di zucca con capesante, bardata alla pancetta e tartufo nero. Innanzitutto voglio presentare gli ingredienti che utilizziamo oggi. La slide che troverete ricetta è sicuramente una ricetta che per 4 persone. Qui la presentiamo per una sola persona perché chi assaggerà sarà il nostro Carletto. Allora, cominciamo con 100 g di gnocchi di patate. Se avete tempo li preparate voi, se non li acquistate già fatti. Abbiamo una crema di zucca che abbiamo prima cotto a vapore, poi frullato con un pochino di cipolla, sale e pepe, tre belle capesante senza il loro corallo e delle fettine di pancetta liscia, pancetta normale. E qui abbiamo il nostro tartufo sia in scaglie che in olio per condire e per abbellire il piatto e dare anche una nota croccante abbiamo della granella di nocciole e del sale nero di cipro. Partiamo, Lucia. Allora, come prima cosa prendiamo le nostre capesante e le avvolgiamo con della pancetta. Mi raccomando, fate una Buono, legatura bella buono, buono. stretta. Senza bucarle, Senza senza nessun bucarla. tipo di stuzzicadente, perché altrimenti la nostra capasanta in cottura perderà i liquidi contenuti e risulterà al palato secca secca. E questa cosa a noi non ci piace. Va ben no. Al va ben no. Ecco, quindi attenzione, quindi bardatura. Bardatura che si può anche effettuare per chi non gradisce la pancetta con del prosciutto crudo. Ricordiamoci che la pancetta è l'unico elemento grasso che noi mettiamo in questo nostro E piatto. ricordiamo che alcol non Alcol non c'è ce ne né, sarà per sfumare. bandito l'alcol. Bandito l'alcol che non utilizzeremo neanche per sfumare le nostre capesante che andranno semplicemente cotte in una bella padella antiaderente già bella rovente. Mettiamo le nostre capesante a cuocere. Non devo cuocere per molto. Devono cuocere soltanto per un paio di minuti per ogni lato, perché dentro il cuore della capesanta deve comunque rimanere bello morbido. Quindi un paio di Un paio minuti di minuti per. e poi le gireremo per cuocere dall'altro lato. Mentre le nostre capesante soffriggono bene dall'altro lato, abbiamo messo la crema di zucca in una pentola e dopo ci salteremo i nostri gnocchi. Nel frattempo stiamo bollendo l'acqua per i gnocchi che è già quasi calda e già salata. Adesso peschiamo i nostri gnocchi che sono tutti venuti a galla e spegniamo nel frattempo l'acqua che c'è sotto. Io sono già qui pronto, Sei già pronto come un all'assaggio? avvoltoio. Riscoliamo bene, li mettiamo nella nostra crema di zucca che nel frattempo abbiamo appena appena riscaldato perché non si mangia freddo. Devo prendere anch'io una scolapastona così. Ah, è comodissima, non sporchi niente e sei super veloce. Ci aggiungiamo un goccino di olio al tartufo, un goccino perché tanto poi abbiamo le nostre scagliette che ci aiutano. Eccoci qua, un po' di fiamma. Allora, siamo in una cucina di una casa, quindi possiamo mescolare anche con il cucchiaio di legno, non ci sgrida nessuno, non siamo in una cucina di un ristorante, se no possiamo far saltare, se siete capaci, non sporcate tutta la cucina, i Ce gnocchi. lo faccio, io arrivo alla soffitta, non va bene. Possiamo farli Eccola saltare qua. così.
Siamo al gran finale, Lucia. I nostri gnocchi sono pronti. Io sono pronto pure io per l'assaggio. Molto però, bene. Però, allora, utilizziamo un coppa pasta per infilare i nostri gnocchi e dare una forma un po' più gradevole. Guarda, non c'è nessun problema. Mettiamo i nostri gnocchi. Lì. Prendiamo delle interessanti scaglie di tartufo, noi abbiamo preso quello sott'olio già pronto e quindi le depositiamo sopra ai nostri gnocchi. Le abbiamo scolate un momentino proprio perché erano sott'olio e quindi così preferiamo. Poi togliamo il nostro coppino e prendiamo le nostre capasante e le collochiamo vicino ai nostri gnocchi. Pensavo in mezzo io, invece no, di lato. Facciamo delle cose un po' così, le collochiamo di lato. Guarniamo con della granella di nocciole. Che mi ricorda la mia terra d'origine, l'Irpinia. Accidenti, buonissime. Dove le nocciole irpine sono una delle cose più buone che esistano. Una spolverata di sale nero perché non abbiamo messo nel sale questo nella arriva, zucca arriva da Cipro. Questo è sale nero di Cipro e diamo un pochettino di aroma e l'ultimo tocco mettiamo un goccino di olio al tartufo come condimento finale e voilà. Adesso Carletto tocca a te per l'assaggio. Quindi i nostri gnocchi realizzati con crema di zucca, capesante bardate di pancetta, aromatizzate con olio e scaglie di tartufo per il nostro Carletto. Io vengo apposta. E direi, il primo è andato. Alla prossima. Vi aspettiamo. Grazie a tutti.